Continuo a chiedermi perché c'è gente di Hong Kong che continua a produrre questi filtri qua per i microfoni, ma la cosa che mi sorprende di più è che c'è gente come me che continua a comprarli. Salve vecchie rocce e benvenuti in questo mio nuovo video, sono LucaGrax89 e sono tornato dopo mesi, no anni no, però insomma dopo mesi cazzo che mancavo dal mio canale YouTube. Non sono morto come potete vedere, magari sono un po' stanco, un po' acciaccato, ma sono ancora in vita. Tutto d'un pezzo, come si suol dire. Tutto d'un pezzo, come si suol dire. Sì, si sente diverso, in effetti. Quello che vedete oggi è un video pillola. Sono tornato comunque a fare video per la mia playlist chiamata Pillole in settimana, che dovrebbe essere oggi un video pillole degli ultimi mesi, perché giustamente non ho fatto video in questi mesi. Sono stato molto impegnato sia lavorativamente parlando, sia con il trasloco della casa. Finalmente io e Special MTBD ce l'abbiamo fatta e non saprei neanche io come iniziare questa pillolata della settimana. Non lo so, sono reduce da una specie di assenza lavorativa per colpa comunque di problemi di salute legati al freddo, però sono anche reduce da la semi-morte apparentemente vera del mio telefono che mi è cascato e pensavo si fosse distrutto, ma in realtà si è rovinata solamente la pellicola. Bene, un bel inizio. Ma invece di parlare di queste cagate, le solite sfighe quotidiane che mi capitano, parlerei un attimo di quello che sta accadendo su YouTube, che mi sembra un argomento interessante, visto che questa rubrica ormai sul mio canale si sta trasformando in una specie di vlog, anche se non li amo molto, ma chiamiamoli pure vlog settimanali, dove parlo un po' di me e parlo un po' di come io vedo comunque il mondo, soprattutto su internet e sul web. Mi hanno chiesto un po' di parlare, comunque mi hanno chiesto anche di parlare di un argomento abbastanza importante, e più che altro mi hanno chiesto di dare un mio punto di vista su le tipologie di video che stanno buttando ultimamente giù certi youtuber su YouTube. Non so quante volte ho detto YouTube, ma vabbè. E non prendo compensi, attenzione. Vabbè, a parte gli scherzi, io volevo fare un video a parte e metterlo in un Graxpad chiamato Sono Stanco. Mi sembrava un po' una bastardata, perché effettivamente contiene un titolo, avrebbe contenuto un titolo questo video un po' clickbait, se posso dirvi la verità. E quindi ho deciso piuttosto faccio una pillolata e sparo fuori le mie minchiate in una specie di vlog abbastanza veloce. Però penso che ultimamente certi youtuber facciano dei video al di là dei titoli clickbait, che secondo me possono starci fino a un certo punto, però vedo troppe gnole, troppi pianti, troppi abbandono YouTube perché non ce la faccio più, perché questo salta fuori perché ultimamente mi è capitato di vedere sulle mie pagine sia di Facebook che di Ludomedia che quando pubblico notizie come, non lo so, sto lavorando a un video, penso che lo pubblicherò il tal giorno, come avete potuto vedere, magari c'è gente che offende pesantemente, oppure come è capitato magari nelle ultime ore, e che cazzo ce ne frega, liberissimo di pensarlo. Però non capisco perché sprechi la tua vita dall'altro lato della storia, perché sprechi la tua vita a commentare un post di qui di base, sembra che non te ne freghi niente, e quindi non lo so, è una storia complicata. Ma se c'è una cosa che ho capito da YouTube e da internet dei giorni nostri è che comunque alla gente piacciono le rotture di palle, le litigate, sia da vedere e da leggere, sia insomma credo che piacciono proprio quelle litigate che permettano di partecipare. Forse non abbiamo abbastanza valvole di sfogo nella vita reale quotidiana e quindi prendiamo internet, apriamo la prima cazzata che ci capita tra le mani e commentiamola. Tornerò con altri video, una cosa in chiusura velocissima. Sì, tornerò ovviamente, sto lavorando già al secondo episodio di Google Traduction, che è piaciuta l'idea, però vorrei un attimo aumentare sia la quantità di immagini che ho trovato attraverso il Google Store. Mi hanno anche proposto tra l'altro di fare un video dove mostro il mio nuovo ambiente, la mia nuova location per i miei video, visto che ho cambiato casa. E sì, potrei farlo, ma non mi sembra, almeno a me personalmente, non sembra molto interessante come video. Se vi può interessare magari ve lo farò in una pillolata della settimana prossima, se riuscirò a pubblicare
almeno un video. Diciamo che qui la linea wifi va talmente bene che probabilmente se fossi in un bosco riceverai meglio il segnale, ma vabbè. Va bene vecchia Roccia, detto questo io concludo il video perché volevo che fosse il più breve possibile. Spero di avervi allietato con qualche minuto di... E vi vediamo al prossimo video che non so di cosa tratterò e non so quando sarà, il mio vecchio slogan. Anche se in realtà so già, devo solo mettere a posto un attimo le idee. E niente, volevo farvi questo video di base per dirvi che sono tornato. E tornerò comunque per mettere nuovi video, video ludici e non. Quindi mi raccomando, seguitemi sul mio canale Facebook, Ludomedia, YouTube, Instagram. Non ho Twitch perché non mi sembra necessario, insomma, ho già abbastanza canali social così e quindi va bene. Ci sentiamo vecchie rocce e al prossimo video. Ciao belli!